La Fondazione Grande Lucania avrà il grande onore, ma anche la grande responsabilità, di presentare il nostro territorio, il Cilento, in una delle vetrine più importanti, che è quella dell'Expo. Expo che si sta già svolgendo in questi giorni, è iniziato il 1° ottobre a Dubai, terminerà a fine marzo. Noi come fondazione siamo entrati nel macro progetto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, coordinato dall'Istituto CREA, in special modo nella persona della dottoressa Alessandra Pesce, che valutando i nostri fini istituzionali, avendo conosciuto i lavori precedenti della fondazione, ha proposto a noi di entrare a far parte di questo macro progetto. Noi ovviamente abbiamo accettato la proposta con grande entusiasmo. Insieme al presidente Castiello abbiamo messo a punto un programma dettagliato per poter nel migliore dei modi presentare il Cilento, inteso ovviamente Cilento come piccoli borghi, ma anche come la splendida fascia costiera che caratterizza il nostro territorio. E poi ecco il progetto che presenteremo all'Expo pone una particolare attenzione sui prodotti, sulle eccellenze della nostra agricoltura. Quindi ecco un connubio che parte dai borghi, dai tesori artistici, culturali, dal turismo che è presente nelle zone balneari della fascia costiera e arriva poi, potremmo dire, a tavola, scoprendo quelle che sono i piatti tipici cucinati con i prodotti eccellenti. Faccio un esempio: abbiamo illustrato il carciofo di Pestum, che è un'eccellenza della Piana del Sele, siamo arrivati al fagiolo di Controne, ai ceci di Cicerale. Insomma, abbiamo cercato di descrivere nel miglior modo possibile le nostre eccellenze. Quindi noi saremo presenti nel Padiglione Italia, ovviamente. Vi inviteremo, ecco, un turismo possiamo dire anche diverso da quello che solitamente abbiamo nelle nostre zone, a venire qui, a venire a scoprire questi piccoli borghi che sono dei tesori fantastici e a degustare le nostre eccellenze.